Grazie Presidente. Bene, molto, molto, molto bene. Oggi arriva in aula un percorso, a mio avviso, stupendo. La città riscatta attraverso l'ausilio dei cittadini, dei tecnici, devo dire di gran parte dei consiglieri dell'aula, avendo ascoltato comunque commenti che in parte ovviamente sono riferiti alla nostra forza politica, con il solito approccio, però devo dire comunque in sostanza, registro oggi un buon profumo, si respira finalmente un'aria decisamente diversa da quella che quest'Aula probabilmente in passato ha dovuto sopportare. La città sta andando verso una direzione per cui è pronta a infrastrutturare quella che è la visione di futuro che stiamo disegnando, che ovviamente parte da quello che dovrebbe essere in ogni città, esattamente l'infrastrutturazione, il ferro. Chi ricorderà trasmissioni del passato, televisive, dove si condannava un certo approccio urbanistico, le ricorderà perché venivano fatti dei riferimenti, appunto, come ho sentito anche oggi in quest'aula, rispetto a delle capitali, delle città europee, più o meno europee, dove prima si porta l'infrastruttura sul ferro e poi si insediano degli abitanti. Io quando guardavo queste trasmissioni a suo tempo, perché parliamo comunque di trasmissioni di oltre anche 20 anni fa, andavo con la mente a quello che era comunque il percorso che aveva fatto questa città, probabilmente fra le prime nel pianeta. Ricordo su tutti l'esperienza della città Giardino, realizzata sul progetto di Gustavo Giovannoni a Sempione, dove la prima cosa che fecero gli abitanti di questa città, i governanti di questa città, i tecnici di questa città, fu portare il tram a Piazza Sempione. Per chi guarda le immagini di quel passato, più o meno risalente a ridosso dei primi anni 20, si vede appunto il ponte sull'Aniene con questo tram sopra. E rispetto agli scatti, no, dal punto di vista verso Montesacro, si vede questa barriera verde di Montesacro dove fino praticamente a Villa Torlonia non c'era nulla, era tutto verde, la città giardino. Mentre invece dall'altra parte si stava costruendo quella che era appunto un insediamento che poi oggi tutti conoscono come essere Piazza Sempione, con il municipio, la chiesa e piano piano tutte le case dietro, tutti gli edifici pubblici. Questo era il modo sano di progettare la città. Poi questa città purtroppo ha vissuto un periodo molto oscuro, gli anni 50, soprattutto 60, ha vissuto altri periodi che oggi noi vogliamo superare. Appunto, come dicevo prima, il riscatto. La città si deve sviluppare su un'idea importante di mobilità che consenta, come dice anche la Costituzione, di spostarsi a ogni cittadino nel miglior modo possibile. E quanto è stato fatto anche da altre città, ecco perché oggi dico bene, molto molto bene, perché veramente vedo che ci sono tutti i presupposti, ripeto, ci sono alcune smagliature, ma sono convinto che verranno ricondotte comunque a un percorso che ci, no, troverà tutti quanti insieme ad andare a proporre alle altre istituzioni il lavoro che abbiamo fatto. È un lavoro che, ripeto ancora una volta, ha visto quello che è comunque un metodo che in questo caso mi permetto di dire rivendichiamo, aver messo ancora una volta il cittadino al centro, perché tutto ciò che stiamo dicendo oggi è frutto di un percorso partecipato che ha avuto vari step. Alcuni potrebbero dire che lo abbiamo provocato così, per supportare la scelta politica finale, alcuni potrebbero stanno dicendo che invece abbiamo subito questa pressione della partecipazione alla cittadinanza. A me non interessano tutte le speculazioni, le congetture, a me interessa il risultato finale. Oggi la città ha uno strumento legittimato a rappresentare il recupero del tempo perso. Ma è uno strumento questo che guarda anche principalmente alle esigenze principali quando si parla di trasporto, di mobilità a Roma. L'accessibilità è il principio cardine, il principio quadro che è contenuto in tutte le linee di piano. La sicurezza stradale, la rimodulazione del piano ha visto l'implementazione di numerose previsioni di progettazioni in più che guardano all'esigenza primaria relativamente appunto alla sicurezza stradale.
Poi c'è ovviamente il piano della mobilità dolce, che guarda a cercare di recuperare gli spazi pubblici per quella che è la mobilità, quella più naturale dell'essere umano, quindi la mobilità pedonale. Quindi recuperare alcuni spazi per dare la possibilità alle persone di muoversi anche con le proprie gambe, perché fa bene anche la salute, oltre al fatto di recuperare l'uso degli spazi. Questo ha generato ovunque, è stato realizzato comunque anche economie di riferimento che hanno portato queste aree a riqualificarsi in tempi brevissimi. La ciclabilità è una delle componenti, semplicemente noi non stiamo dicendo che vogliamo portare il cittadino a buttare l'automobile per prendere la bicicletta, molti denigrano, comunque sminuiscono il passaggio che stiamo portando avanti per dotare anche, no, della ciclabilità le strade della nostra città, ma ovviamente non può essere solo la ciclabilità a supporto di una vera mobilità, servono appunto le opere su ferro, servono le opere tram, servono soprattutto le opere metro, serve ovviamente anche un piano delle merci, ed è contenuto anche questo in questo piano, un piano che ha un respiro a 10 anni, ma che, attenzione, rispetto a quello che è la nuova normativa vigente, dà la possibilità di poterlo andare a rimodulare. Io considero questo aspetto come importante, proprio perché sarà rimodulato. Attenzione, non stiamo dicendo che oggi noi approviamo un piano che è consolidato, che è fossilizzato, che è la pietra che dovremo supportare o sopportare per i prossimi 10 anni. Stiamo approvando uno strumento che ha la possibilità flessibile di poter essere anche rimodulato in funzione di quelle che saranno ovviamente, no, le risposte da parte del Ministero, ma anche della Regione Lazio. Se avremo una buona risposta, ovviamente potremo andarlo a rimodulare inserendo anche altre opere. Se avremo delle risposte negative, come io mi auguro di no, probabilmente dovremo rimodularlo, come dire, andando a togliere. E qui si sta giocando questa partita. Io vedo l'aula abbastanza compatta, vedo la città ancora più compatta, che pressa, che spinge per fare queste cose, quindi mi auguro che quando noi adesso andremo a portare nei tavoli dove tutto ciò dovrà trovare sintesi realizzativa e anche in maniera molto rapida, no, non ci siano le titubanze, perché Roma merita di crescere come è cresciuta Milano, ad esempio. Milano, che è stata comunque supportata da questo sviluppo da tutte le forze politiche, hanno sempre governato anche a Roma, quindi non vediamo il motivo per cui non ci siano i presupposti oggi di far crescere Roma esattamente come è cresciuta Milano. Ed è un passaggio questo che è saliente, perché Roma merita di crescere, non perché magari è minore o maggiore rispetto a Milano, ma perché è la capitale. Qualcuno deve cominciare a capire che cosa vuole fare della capitale. È una formula molto semplice. La capitale va supportata con infrastrutturazioni, come dire, degne di una metropoli che è anche capitale, altrimenti è inutile. Cioè, cediamo la capitale a Milano, cediamola, che ne so, a Torino, a Napoli, chiunque si va avanti, però non credo che una città come Roma possa continuare a svolgere tutti i servizi quali sono comunque in carico a una capitale con un'infrastrutturazione così come, no, oggi l'abbiamo in qualche maniera ereditata. È un discorso questo che, per cui oggi ci sono tutti i presupposti politici per poter semplicemente realizzare quello che stiamo chiedendo, né nulla di più, nulla di meno. Però è importante anche questo passaggio per quello che andrà a definire la nostra visione della capitale del futuro, perché è chiaro che l'infrastrutturazione su ferro determina necessariamente anche un, se vogliamo, ricalcolo di quello che saranno poi tutti gli insediamenti che andranno a realizzarsi sul nostro territorio, che dovranno ovviamente comprendere anche altri passaggi a livello urbanistico, ma che questo oggi, ripeto, è il passaggio più importante. Quindi io ringrazio tutti i colleghi, ringrazio ancora una volta, ripeto anche in questo intervento, colui che considero ancora il mio Presidente della Commissione Mobilità, Enrico Stefano, ringrazio tutti i componenti della Commissione Mobilità, ringrazio tutti i consiglieri, ringrazio soprattutto tutti i tecnici che, devo dire, a volte ci hanno anche manifestato una sorta, come dire, di non tanto insofferenza quanto di difficoltà di dover supportare una forza politica che vuole in pochi anni recuperare tutto quello che non è stato fatto in passato. Purtroppo noi siamo in questa condizione qua, non è, possiamo raccontarci frottole, siamo in una condizione per cui non abbiamo alternative, c'è una certa urgenza e ci dispiace se alcuni magari sono costretti a lavorare oltre il dovuto, altri lo fanno, ho visto, con estrema passione, però
Da questo punto di vista abbiamo una determinazione, almeno per quanto riguarda la nostra forza politica, che non farà sconti a nessuno, perché adesso noi andremo a monitorare esattamente quello dopo l'approvazione del piano, andremo a monitorare l'attuazione del piano. Abbiamo già le idee chiare, abbiamo presentato, devo dire in maniera condivisa anche con le forze di opposizione, alcuni ordini del giorno che già disegnano quello che è la nostra strategia e i nostri paletti rispetto a come tutto ciò, quindi non solo la pianificazione, ma tutto ciò che abbiamo previsto nel piano dovrà essere gestito in termini, scadenze, competenze. E io per primo, e chiudo, sono il primo a ribadire che le eventuali sanzioni, se andremo a definire degli strumenti insieme al Ministero e alla Regione Lazio, le eventuali sanzioni per inadempienza da parte di Roma Capitale, sono il primo a sottoscriverle fin da ora. Perché tutti, se vogliamo recuperare il tempo perso nel passato, ci dobbiamo rimboccare le maniche. Non abbiamo alternative. Grazie.